Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio accanto all'orto del convento dei frati minori cappuccini. Qui oggi per raccontarvi, anzi leggervi, uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive, la troviamo nell'epistolario numero 1, cioè l'epistolario, la raccolta di tutte le lettere che Padre Pio scrive e che i suoi direttori spirituali, Padre Agostino e Padre Benedetto, gli hanno scritto, e quindi i curatori dell'epistolario hanno raccolto in questo testo, l'epistolario, il volume numero 1. Oggi per raccontarvi e per leggervi quello che accadeva proprio qui in questo convento nel 1922. Sicuramente non era una giornata di sole quella del 20 febbraio del 1922, anzi forse è stata una giornata fredda, così come le sono state le giornate precedenti, perché Padre Pio parla di un'influenza che ha colpito tutta la fraternità, erano tutti a letto. Noi qui siamo colpiti da sorella incortese l'influenza. Ci leggiamo: Dio solo lo sa e per sola sua misericordia, scrive Padre Pio. Poi Padre Pio racconta quello che era il suo stato, questa sua sofferenza causata dall'idea che Dio è irritato proprio contro di lui, e scrive: Padre mio, aiutatemi con le vostre e con le altrui preghiere, quanto non vorrei sentire questa pena amarissima. Ho lasciato tutto per piacere a Dio e mille volte avrei data la mia vita per suggellare il mio amore a Lui. Ed ora, oh Dio, quanto mi riesce amaro non sentire nell'intimo del cuore che Egli è irritato contro di me. Non posso, no, non posso trovare pace alla mia sventura. Il mio cuore tende irresistibilmente verso il suo Signore con tutto il suo impeto, ma con una mano di ferro mi respinge sempre. Figuratevi, un povero naufrago abbracciato ad una tavola del bastimento, cui ogni fiotto ed ogni folata di vento minaccia di annegare. O meglio, figurate il mio stato presente simile ad un infelice condannato a morte, che si sente il cuore palpitare continuamente perché attende di essere da un momento all'altro trascinato al patibolo. E questo stato mi fa soffrire, persino nella più alta notte, quando più che mai mi sforzo di trovare il mio Dio. Ne rendo grazie a Dio, però, che di questo mio stato nulla fa trapelare al di fuori.